Ciao a tutti ragazzi, faccio questo video innanzitutto per fare i complimenti a tutti per come sono andati i test e soprattutto ad Alex che ha organizzato il tutto e per la gara in live, quindi grazie Alex. Andiamo alla partenza che è stata pulita e corretta avanti, mentre gli altri dietro c'è stato qualche problema, qualcuno è rimasto fermo, credo Spicewiz, quindi gli altri per evitarlo si è creato un po' di confusione. Il secondo episodio da segnalare all'ottavo giro dove Mark Flower tampona Ilsenbord, ma non è tanto il fatto del tamponamento che ci può stare l'errore, ma quello che accade dopo non è corretto perché Mark avrebbe dovuto cedere la posizione, anche non subito, ma la curva dopo rallentare e farlo passare. Ovviamente questo come segno di sportività e anche per evitare un avvertimento e quindi una penalità inutile. A parte invertite, qualche giro dopo invece è positivo vedere che nonostante qualche piccolo lag, Heisenberg sta attento a non toccare l'avversario avanti. C'è stata tra i due una bella lotta corretta nei giri successivi poi. Passiamo adesso al terzo episodio, dove Uniman tenta prima un attacco su solo Godzilla, fortunatamente senza danni. E poi qualche giro dopo esagera, rischiando di rovinare la gara all'avversario, ma fortunatamente non è successo niente di che. Nota positiva per Coccia che nonostante la sfortuna di finire la benzina a pochi giri dalla fine, decide di rimanere comunque a bordo pista alla fine della gara, anche se in questo caso era permesso usare il tasto pit per rientrare in box e poi rimanere in sessione e aspettare la fine della gara, andava bene lo stesso. Per il resto, che dire ragazzi, è stata una bella gara, complimenti a tutti e volevo solo ricordare a chi si è iscritto e non ha potuto partecipare, almeno di avvisare chi organizza che non riesce a partecipare, almeno per correttezza andrebbe fatto, ecco, solo questo appunto volevo fare. Quindi grazie mille ragazzi, alla prossima e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, grazie.